Ciao a tutti, spero di non venirvi a noia e di non rompervi troppo, perché ormai in questi mesi ci siamo sentiti e ascoltati reciprocamente molto spesso. Però oggi c'è stato un altro passaggio importante in Parlamento, tra l'altro su richiesta dell'opposizione, quindi di noi, di discutere di mozioni che riguardavano la restrizione, che riguardano la restrizione delle libertà costituzionali. Ecco, ci tengo molto a farvi sentire il mio intervento, ma la discussione che si è sviluppata, perché normalmente crediamo che questo tema appartenga agli studiosi, agli intellettuali, ai professori, agli esperti di diritto costituzionale, e non c'entri con la vita di ognuno di noi, con la vita mia, della mia famiglia, di mia mamma, vostra. Ma mai come in questo periodo abbiamo sperimentato che limitare le libertà costituzionali, i diritti costituzionali, riguarda la vita di ognuno di noi. Essere costretti per 60 giorni in casa è una limitazione del diritto costituzionale. Non poter mandare i propri figli a scuola, non avere il diritto all'istruzione, è una limitazione del diritto costituzionale. Non poter andare a messa è una limitazione del diritto costituzionale. Non poter incontrarsi con gli altri, il diritto di associazione, di manifestazione. Non poter dover chiudere la propria impresa, il proprio laboratorio, il proprio negozio, è una limitazione del diritto costituzionale. Ecco, il tema di fondo è: facciamo tesoro da quanto è successo. È scoppiata una pandemia che nessuno di noi ovviamente poteva immaginarsi, ma cerchiamo di comprendere se e quando abbiamo fatto errori, e comunque, al di là della fase 1, dove la risposta l'hanno già data tutti voi, gli italiani, avete e abbiamo accettato con serietà e responsabilità di limitare i nostri diritti, e in particolare di limitare la libertà per tutelare la salute. Ma c'è un secondo passaggio, la fase 2, la ripartenza, il rilancio. Chi dovrà decidere, chi deve decidere se accade un'altra volta questa limitazione dei diritti costituzionali? Lo decide il Parlamento, lo decide il Governo, lo decide il Presidente del Consiglio ascoltando gli esperti? Capite che c'è una questione culturale e c'è una questione di diritto costituzionale, ma la questione culturale è innanzitutto dietro anche la questione del diritto costituzionale. Libertà e diritti. È pensabile che tutto venga sempre costruito attraverso la minaccia della paura e non sulla leva della responsabilità, dell'attivazione della libertà? Ancora adesso sentite dal nord al sud governatori o presidente del Consiglio che minacciano e dire: attenzione, se non rispettate, se non fate, chiuderemo tutto. E non invece: ci fidiamo di voi. Avete capito e abbiamo capito come è indispensabile la responsabilità di ognuno di noi. Scommettiamo sulla vostra libertà. E ancora, gli esperti possono essere ciò che governano e condizionano un paese? La politica che ruolo ha? E ancora, è pensabile che il rilancio di un paese, la ricostruzione, l'abbiamo già avuto passaggi fondamentali, il dopoguerra, possa essere basato su una teorizzazione e una concretizzazione dell'intervento assoluto dello Stato? Bisogna scommettere sulla invasione dello Stato in tutti i settori o bisogna scommettere sulla libera iniziativa e creatività di tutti i cittadini italiani? Il Mariana Mazzuccato, consulente economica del Presidente del Consiglio, ha detto: serve uno Stato imprenditore che aiuti le aziende dicendo loro come e dove investire. Ecco, capite come la questione culturale è assolutamente fondamentale? Perché se questo è quello che serve per rilanciarsi e per ripartire, evidentemente a quel punto basta lo Stato padrone, basta lo Stato che comandi su tutto, basta distribuire soldi a pioggia, basta assumere tutte le persone ovviamente nello Stato. Ma poi la ripartenza, il diritto al lavoro, è il diritto di qualcuno o è il diritto di tutti? Ecco, queste sono le domande che hanno visto il confronto tra maggioranza e opposizione, e la cosa di che più mi dispiace è che non ci sia stata la possibilità di un pronunciamento unanime da parte del Parlamento proprio su principi che dovrebbero essere condivisi da tutti. Volevo essere molto breve, volevo rompervi il meno possibile, l'intervento è un intervento lungo. Mi auguro che lo possiate seguire fino alla fine e come al solito leggerò e risponderò con molta attenzione ai vostri commenti. Se volete, buon ascolto. Alla prossima.
che senso ha discutere di una mozione sulle restrizioni delle libertà costituzionali dopo che queste restrizioni sono venute meno? Innanzitutto io credo che riflettere sugli errori, su quanto accaduto, non sia un esercizio inutile. Serve, anche se non è automatico che succeda, a capire gli eventuali errori. Solo il Presidente del Consiglio dice che rifarebbe tutto uguale. Tutti noi, se dovessimo ripensare alle cose che abbiamo fatto, modificheremmo, capiremmo dove abbiamo sbagliato, capiremmo dove poter migliorare. Non è un caso che ancora una volta, anche oggi, più che all'appello alla responsabilità, dal nord come al sud, così come nel governo, non si fa appello alla responsabilità, ma si fa appello alla minaccia. Attenti che chiudiamo tutto, che ritorniamo alla limitazione della libertà. Ecco, chiarirci bene su questo punto, su quali ragioni, lo ha detto il Ministro, e con quale strumento una democrazia possa limitare le libertà fondamentali dei cittadini, non è una fissazione della minoranza, è una preoccupazione di fronte alla quale non si possono fare spallucce, come dimostra tra l'altro un appello internazionale che ha tra i suoi primi firmatari persone come il premio Nobel per la letteratura Vargas Llosa, l'ex premier spagnolo Aznar, il filosofo Sabater, il politologo Angelo Panebianco. Che cosa dice questo appello? Su entrambe le sponde dell'Atlantico risorgono lo statalismo, l'interventismo, il populismo, con un impeto che fa pensare a un cambio di modello lontano dalla democrazia liberale e dall'economia di mercato. Vogliamo esprimere con energia che questa crisi non deve essere fronteggiata sacrificando diritti e libertà, che è costato caro conseguire. Respingiamo il falso dilemma che queste circostanze obbligano a scegliere tra l'autoritarismo e l'insicurezza. Ora, tra il 9 e il 17 maggio, gli italiani hanno subito forti restrizioni della libertà. L'articolo 16 della Costituzione, quella di circolazione, di riunione, l'articolo 17, di associazione, l'articolo 18, di esercizio dei culti religiosi, l'articolo 19, di insegnamento e di istruzione, l'articolo 33 e l'articolo 34, oltre che alla libera iniziativa economica, l'articolo 41, primo comma della Costituzione. Questo è avvenuto ed è un dato di fatto su cui riflettere, con decreti del Presidente del Consiglio, un uomo solo a decidere della libertà di 60 milioni di persone. In questo periodo 30.000 cittadini sono morti e non hanno avuto il diritto ad una commemorazione, ad avere la possibilità di essere accompagnati anche nell'ultimo pezzo della loro vita. Questa anomalia, questi pesanti interventi sulla libertà della persona suggeriscono, non è polemica, ma è proprio per voler confrontarci, due riflessioni, una di carattere culturale e una che riguarda il diritto, in particolare la nostra Costituzione. Sulla necessità della limitazione temporanea di fronte alla pandemia che ci ha investito non discuto, tra l'altro ne hanno già discusso gli italiani che hanno accettato e osservate con grande senso di responsabilità. C'è molto da dire invece sulla loro reiterazione, sul loro prolungamento, sulla casistica con la quale ci si è addentrati in meandri intimi e protetti, come sono i rapporti tra le persone, congiunti, rapporti stabili, amici, a casa tua non puoi ricevere più di uno, due, tre, quattro persone. Si è distinto tra lavoratore e lavoratore, lo dico a chi ha fatto di questa battaglia uno del proprio impegno politico. Siamo diventati una repubblica fondata sul lavoro di alcuni e non di altri. Quando si dice che è andata tutto bene la riapertura, hanno aperto 70 su 100, il 70% aperto e il 30% rimasto chiuso. Noi dovremmo drammaticamente porci il problema su perché quel 30% non ha riaperto, perché sono lavoratori a casa, sono imprenditori che chiudono, sono lavoro che mancherà. Ci è stato detto che tutto questo è per il nostro bene, perché la salute viene prima di tutto. Prima pensiamo alla salute e poi all'economia. Questa è la riflessione culturale. È una divisione artificiosa con la quale si alimenta la paura. Ho letto una lettera di un amico missionario in Brasile da tantissimi anni, vive nelle favelas, sa che cos'è la povertà e il Brasile oggi è tra le nazioni più colpite. Dice: in questo periodo vivo con un'angoscia esistenziale.
angoscia esistenziale anche nel percepire la surreale opposizione tra il valore delle persone, salvare le vite, e quella dell'economia, salvare le imprese, che il mondo offre perfino 2000 anni dopo il cristianesimo. È una divisione, questa, contraria alla nostra cultura, alla nostra civiltà, alla nostra storia, anche recente. Non si può separare la vita dalla libertà. È un errore separare la vita dalla libertà. Mattia Feltri ha scritto: ricordiamoci che 75 anni fa si rischiava la vita per la libertà, ora si rischia la libertà per la vita. Speriamo che questo non dica qualcosa di noi. Vivere è molto di più che sopravvivere. Lavorare, imparare, educare, creare rapporti, aiutare gli altri, risolvere i problemi. Altro che distanziamento sociale. La società, la comunità, i rapporti sono l'essenzialità di una ripresa di un paese. Dobbiamo investire su quello, non sulla paura. E lo dico non nella prima fase, lo dico nella fase della ripartenza. Dobbiamo investire sulla responsabilità. Il motore di ogni ripartenza non può essere lo Stato e il suo controllo burocratico. È la libertà e la responsabilità dei cittadini sulla quale scommettere. E questo è il compito della politica, che non può essere, qui dico il secondo punto su cui abbiamo sbagliato, noi tutti, demandarlo agli esperti, come il governo purtroppo ha fatto. Finkel Crowe, che è un grande filosofo francese, diceva: l'uomo moderno, quando non sa più che fare della sua vita, si rivolge agli esperti. In quest'aula il Presidente del Consiglio è venuto a farci una lezione tra opinione e scienza. Ebbene, questa lezione che ci ha fatto si basava su un rapporto che poi abbiamo letto, che prevedeva ben 98 scenari. Anche la matricola studente di statistica, che sa che 98 scenari sono zero, non sono una previsione scientifica. Noi ci siamo affidati a questi esperti, abbiamo delegato agli esperti. Uno di questi maggiori esperti, un certo Ricciardi, il 27 febbraio sulle pagine del Corriere della Sera, in prima pagina, diceva: non vi preoccupate, stiamo sopravvalutando i dati, tutto è sotto controllo. 2 mesi dopo, sempre sulle pagine del Corriere della Sera, minacciava: non si può riaprire, altrimenti rischiamo tutti. Chi ascoltiamo? Dove andiamo? È evidente che gli esperti ci danno dei suggerimenti, ma la responsabilità è della politica. E perché è della politica? Perché la politica ha la visione globale di ciò che accade nella comunità. Non vede un particolare, vede il globale. Ecco, veniamo invece alla questione di diritto. Non io, ma la Presidente della Corte Costituzionale, che non voglio tirare per la giacca, diceva: la Costituzione non contempla un diritto speciale per tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l'alto mare aperto nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini. La nostra Costituzione, ha ribadito, non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza. La Repubblica Italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze. Non io, ma un'autorità come il professor Sabino Cassese ha detto: non basta l'urgenza, e lo dico al ministro D'Incà come giustificazione. Concluda. Concludo. Il DPCM del 26 aprile si riferiva a un periodo che andava al 4 maggio. 2 giorni dopo, per consultare il Parlamento, 2 giorni in più si potevano trovare per consultare il Parlamento. E concludo. Il Presidente del Consiglio, sempre secondo Cassese, dice: ha accavallato DPCM, ordinanze, regolamenti, circolari, FAC, confondendo le idee invece di chiarire, ha confuso chiarezza e trasparenza con verbosità, ha moltiplicato le presenze nello spazio pubblico invece di curare l'attuazione dei provvedimenti economici, che è carente. In questo modo bisogna rinunciare alla ricerca di facile popolarità, ma ci si assicura minori tensioni con l'opposizione e si potrebbe promuovere, invece di invocarla, la coesione tra le forze politiche. Abbiamo commesso degli errori? Può tutto questo insegnarci a guardare in maniera diversa come affrontare un'urgenza certamente drammatica? Deve concludere, Lupi. La leale collaborazione, concludo, tra maggioranza e opposizione è avvenuta? Il Parlamento, nel suo esercizio, rispetto
al dialogo e al rapporto col governo? È stato coinvolto? Queste sono le domande che ci poniamo per la sulla mozione presentata anche dalla minoranza. E mi dispiace che il governo abbia dato parere negativo. Grazie.